Grazie Antonio. Allora, di fronte a me, anzi accanto a noi, un signore che sembra Marx. Sì, sembra Marx. In realtà è un signore, io non so nemmeno come definire, perché credo che sia tecnicamente un predicatore, giusto? Sì. Lei è un predicatore. Si chiama Roberto Di Gian Domenico, giusto? Ma cosa? Grazie. Buonasera e applausi innanzitutto. Buonasera e applausi. Buonasera e applausi. Allora, Roberto Di Gian Domenico sostiene di essere la reincarnazione, non so come posso dire, di quanti apostoli? Un apostolo, un profeta e San Giovanni il Battista. Tre allora, tre o uno? Tre o due? No, non piangere adesso. Non piangere adesso. Quanti? No, è una cosa molto seria, ce l'hai davanti. Pensi che sia un pazzo? Non mi sembra. Da quando è entrato? Da quando l'ho visto? Ma no, perché? È un signore con la barba. Ma no, però è una persona che sicuramente ha avuto un trauma, qualche cosa. Perché comunque. Per allora, lei è la reincarnazione di che cosa? Elia. San Giovanni Battista e Giovanni l'Apostolo. Settimana scorsa erano due. Se ti informi biblicamente, Elia e San Giovanni Battista la stessa identica cosa. Allora sono due. Basta leggere i Vangeli. Basta leggere i Vangeli. Ma quanti sono allora questi apostoli? Gli apostoli sono 12. Poi dopo sono diventati 120. Però perché allora i suoi apostoli sono soltanto tre? Quelli che si sono reincarnati. Siamo tutte e 12 qui in Italia. Non è nessuno. Aspetta, che vuol dire? Siamo tutti qui in Italia. Cioè, che vuol dire che siamo tutti qui in Italia? Tutti sono stati reincarnati. Chi ha fatto del male a Gesù e chi al seguito. Ma chi è che ha fatto male a Gesù? Ma parliamo di una cosa. No, però scusi, quante persone ci sono che sono la reincarnazione di questi apostoli in giro per l'Italia? Ma... Quanti siete? Sono 7 donne e 5 uomini. Come fa a essere... A me incute il fatto che lo dica con serietà. Cioè, io pensavo fosse uno svalvolato, invece vero davanti, è incredibile. E questo è il punto. Non ho capito. Sono sette uomini e cinque donne che sono la reincarnazione dei 12 apostoli. Sì. Lei è la reincarnazione di due apostoli. Ma un apostolo. Un apostolo? Siccome Giovanni Giovanni era l'aver discepolo di San Giovanni Battista, perciò è unificato. Un apostolo in due. Benissimo. Unificato come paghi, il CUD, come anche uno porti via due, adesso non per essere però sostanzialmente come al supermercato dici come me dà, ora c'è un'offerta speciale di due apostoli. Benissimo. Vabbè, volete sapere chi è Ponzio Pilato? No. Chi è Ponzio Pilato? Lo sappiamo, è il romano, l'imperatore romano che dice che no, non è neanche quello. Clemente Mastella. Cosa vuol dire? Prima di andare via dalla politica ha buttato fuori 300.000 assassini e ha condannato il signore. Ma chi? Non ha condannato Clemente nessun Mastella, signore, il povero Clemente Mastella. Informa di se Mastella come ministro di grazia e giustizia ha liberato 300.000 assassini. Chiamo Mastella. Non ci mettiamo nei casini con Mastella. Mastella. Ma che c'entra? Questo ha liberato delle persone che c'entra Ponzio Pilato. Ha liberato Dalicchi. Ma vi siete mai sentiti con Clemente Mastella? No. E lui sarebbe l'incarnazione di Ponzio Pilato. Sì. Allora prego la regia di chiamare. Adesso chiamo in viva voce l'onorevole Mastella. Gli dico se va la zanzara. Sì. Chiamo in viva voce l'onorevole Clemente Mastella. C'è uno che dice che lei sarebbe Ponzio Pilato. Adesso lo chiamo in diretta. Guarda, qui vediamo squilla il suo cellulare privato. Vediamo se risponde perché c'è molte cose da fare. Clemente, scusami, sono David Parenzo in diretta alla zanzara. Come stai? Bene, grazie. Scusami, sei qui in diretta alla zanzara. C'è un signore che è nostro ospite che dice che sei la reincarnazione di Ponzio Pilato. Ma veramente così ha detto? Così ha detto. Signor. Sì. No, io decido. Ponzio Pilato non decideva, io decido. Ecco, appunto, vedi. No, perché dice che hai liberato 300. Hai liberato le carci. Hai liberato le carci, dice, che quando eri Parlamento. Ministro della giustizia. Sì o no? È una cosa giusta, la ritengo giusta quella. Sì, dunque è tutto vero. Dunque lui l'indulto. Sì, ma lui pensa che liberando queste persone tu hai fatto come Ponzio Pilato. Che c'entra Ponzio Pilato? Scusi, però. Che c'entra Ponzio Pilato? Non lo dico io, lo dice Ponzio il Padre Eterno. Lo dice il Signore, non lo dico io. Gesù Cristo, anzi, invece sono liberati i carcerati. Lui dice che il Padre Eterno è il Padre Eterno che glielo dice. Cioè, il Padre Eterno che dice che tu sei Ponzio Pilato. Vabbè, insomma, una cosa. Grazie, Clemente, scusami per il disturbo. Che posso fare io? Stavi mangiando, Clemente? Sto cenando, sì. Scusa per il disturbo, grazie. Era una precisazione. Ciao, buon lavoro, Clemente. Capito, non mi inviti mai da te tu. No, ti invito prestissimo in onda. Intanto ti abbraccio, grazie, Clemente. Grazie molto.
Allora, perfetto, era in diretta l'ex ministro della giustizia, l'onorevole Clemente Mastella. Però scusi, attimo, ora, dire che l'ex ministro ha fatto l'indulto, non ha fatto l'indulto, ma non è Ponzio Pilato, basta stronzate, lo dici tu, basta stronzate, dice, ha detto Gesù Cristo, però. Certo, lo dice lui, perché la realtà è che tu parli direttamente con Gesù Cristo. Troppi personaggi ci stanno. Cosa? Che sono le reincarnazioni. Sì, d'accordo, ma perché tu parli direttamente con Gesù Cristo? Davvero sì, sostieni, esatto, di parlare con Gesù Cristo? Esatto. Ma in che modo ci parli con Gesù Cristo? Esatto. Ma molti pensano di parlare con Gesù Cristo. Posso dirlo con grande affetto, avendola qua davanti, lei deve parlare con un medico, secondo me. Ma uno molto bravo. Un medico bravo. Ma io glielo dico con affetto, perché c'è anche un grande ascoltatore della Zanzara che si chiama Guido, non posso dire come si fa, come fa di cognome, perché magari non vuole. E devi accettare la verità. San Giovanni è unificato, si sa, ma è così. San Giovanni è unificato. Certo. Ma è vero, io non so un cazzo di queste cose, sono ignorante. San Giovanni è unificato. Vabbè, ma questo non sposta il tema. Sì, ma capito, ma se uno, ma io non so se è unificato o no. Ma questo non c'entra niente. Il fatto che sia unificato o non unificato non togli il tema principale, che c'è qui un signore che è entrato nello studio di Radio 24 sul tuo invito. Sì, ci tengo a dirlo al presidente Bonomi e a tutta la dirigenza della radio. Sì. È entrato qui sostenendo di avere di essere lui la reincarnazione di 2/3 apostoli. Sì. Poi ha detto che l'ex ministro della giustizia che abbiamo chiamato è Ponzio Pilato. Sì, questo è bene. E tutti soffermi su un dettaglio, che francamente è un dettaglio del cazzo, di sapere se uno è 2, 3 o 4 persone. Sì, però io... La cosa drammatica è che c'è un signore che gira per Roma, sì, che dice di essere 2 apostoli. Sì, cioè io mi focalizzerei l'attenzione, sì, su questo. Allora posso dire una cosa, siccome a casa sua cosa le dicono? Io ti consiglio di leggere Apocalisse 2. Ma no, ma quello va benissimo, anche il 3 e il 4. Ma lei quando a casa, il signore ritornerà, ma lei è tutti lo vedranno, anche chi lo crocifisse. Ma io che non voglio... te fa significare questo? Ma io che non ho crocifisso nessuno. Che significa? Perché già stanno qui. Ma chi? Chi sta qui? Chi ha detto crocifiggere e chi no? Ma io e dove non... stanno? E dove stanno? In Vaticano ci stanno di peggio. In Vaticano? Che hanno fatto? Certo. In Vaticano vogliono... Cioè hanno intenzione di crocifiggere di nuovo Gesù? Il Vaticano ha intenzione di riformare l'impero romano risorto e ci riusciranno. Di riformare l'impero romano? No, Vaticano. Un attimo. Ma Bergoglio, lei come lo considera Bergoglio? Bergoglio andrà a finire male. Come? In che modo? No, però scusi. Gli sparano in fronte, purtroppo. Ma no, come gli sparano in fronte a Bergoglio? Quando succederà... Io non ti dico niente, no, tu aspetta, lui, quando succede, poi come facete? Ma lei senta, è entrato nello studio di in un posto rispettabile. Lei è entrato in un posto rispettabile e ha detto che Mastella è, già questo mi fa, che Mastella è Ponzio Pilato. Io subito ho chiamato Mastella e ha confermato l'indulto. Stava mangiando, l'onorevole Mastella, persona bravissima, che ha fatto peraltro fece un ottimo indulto quando era comunque quello che sì, no, basta dire alle famiglie che sono ritornati a casa, che hanno ammazzato i genitori. Ma non ha ammazzato nessun genitore. Chi ha ammazzato? Sì. Ma lei ha una famiglia? Poi ha detto sì, che Bergoglio lei, si spara lei, in testa. Scusi, io ho una famiglia, ho una moglie francese, perciò quando fa lino a me. Però scusi, capire, quando lei è tornato a casa un giorno e ha detto alla moglie che la reincarnazione di apostoli, che cosa ha detto la moglie? Ha cambiato la serratura? Assolutamente no. È scappata in Francia. Sono 25 anni che stiamo insieme. E cosa ha detto lei? Perché Bergoglio finisce così? Perché deve entrare l'altro. Ormai dà fastidio. L'altro è Ruini. Come Ruini? Ruini è il prossimo papa. Cosa? Perché? Ma perché Ruini è il prossimo papa? Ruini è il prossimo papa e si elegge senza conclave. Vabbè, in che modo? Non lo so. Perché è l'anticristo. È l'anticristo, sì. Ruini è l'anticristo. L'anticristo. Perché dobbiamo litigare anche con Camillo Ruini, che è una persona veramente per bene? Sì, ormai anche fuori dei giochi, diciamo. Sì, ma perché? No, non è fuori dei giochi. È una persona eccezionale, il cardinale Ruini. Io lo conosco, l'ho avuto la fortuna di intervistarlo una volta sola. Prendi perché le foto di Hitler, le metti su un vetro col sole e metti quella di Ruini, è la stessa persona. Ma come si permette? L'abbiamo fatto queste ma cose. Lei non l'abbiamo fatto perché lei è pazzo, non si prende la foto di un cardinale per farlo. Ma lo porti fatto qui Ruini, vediamo quanto regge davanti a me. Porti qui Ruini, porti Ruini qui e vediamo quanto regge. Vediamo quanto regge. Sono tutti dei pazzi, vengono qui, porca puttana. Fermi tutti che devo chiamare una persona a entrare dentro su, però invito di Gian Domenico. Invito di Gian Domenico a restare. Ma dove c'è li trovi? È lui che mi fa ridere. No, c'è solo dove cazzo li trovi? Dove? C'è solo da aspettare. Poi dove cazzo sta quello che lo richiamiamo? Chi? Ci ha accorto in tutto. Ma chi? Vuoi scommettere? Ma chi? L'appostiamo. Guarda, te lo metto per iscritto. Che postiamo? Quello che ti sto dicendo succede. Cosa? Ma cosa? I
sparano in testa, Bergoglio? Sì. Ma per carità, ma non a Piazza del Crellino. A piazza? Deve andare in Russia per mettere pace. Lo sai invece, questo no? Sì. Invece no, ma no. E invece no, non ritorna più. Ma perché non ritorna? Allora, ma speriamo tutti, fermi tutti. Perché se non è un ritorno dà fastidio, ma già gli hanno chiesto le dimissioni. Ma non dà fastidio nessuno, lei dà fastidio perché lo squinternato. Dà fastidio. Fermi tutti. Lì dentro Dio non c'è. Fermi. Lì c'è solo partono le Black Week di Asimut.